Jack, ci siamo, abbiamo messo la telecamera, ingresso sotterranei che vedremo tra poco, non vedo l'ora di vedere insieme a voi, ma ora non vedo altrettanto l'ora di entrare ufficialmente dentro la casa abbandonata. Andiamo Jack, facci strada, Vamos. visto che tu già conosci tutto, ed eccoci qua. Tra l'altro qui è proprio staccata, eh. Sì, totalmente, guarda, ci sono 200 interruttori, sono tutti completamente staccati, ed eccoci qua, wow. Beh, dai, c'è già una marea di roba, devo dire. Bellissimo. Com'è, Jack? Beh, dai, almeno È questa tenuta bene? diciamo che l'hanno tenuta abbastanza bene. Beh, vediamo, dai. Io ovviamente parto non sapendo niente. No, È vabbè. quella più bella, Vabbè! Ma di che cosa stiamo parlando? Porca stupenda. miseria! Io non mi aspettavo minimamente tutto questo. Cioè, da come ne parlavi, doveva essere una casa che era ridotta a un rudere. E guardate che meraviglia! Ma poi questa carrozza stupenda! Questa Cioè, qua carrozzina c'è la qua è bella. bici antichissima. Cioè, c'è tantissima roba ancora, amici. Tutto, tutto stupendo, davvero. Ma questo qua è del morto. E sulle affissioni? Allora, Jack, Sì. tra l'altro, ha appena trovato una cosa molto No. particolare che non c'era l'altra No, volta, giusto? perché probabilmente l'hanno srotolato e l'hanno messo qui. Adesso Ok. vedrete tutto censurato. Non so Sì, guarda, se. riprendo solo te, Ok. spiegacelo. Perché questa qua dovrebbe essere la moglie del soldato che è venuta a mancare. Addirittura c'è scritto il Credo. periodo? No, o addirittura la mamma, non lo No, so. guarda lì sotto, 15 Perché maggio. qua dice del 76, quindi credo sia la mamma a sto Porca miseria. punto. Io non sapevo che le affissioni ne facessero di più alcune che rimanessero a No, ma in casa. teoria, infatti, nemmeno io lo sapevo, Cioè, sinceramente. pazzesca sta cosa. Infatti abbiamo il nome della vedova, proprio dice vedova e il Vedova. cognome di lui. Pazzesca Sì, in teoria sì. questa cosa, non me l'aspettavo minimamente. Cioè, Non era a partiamo già conoscenza. Sì, bene, eh? non Cioè, era a davvero, me conoscenza io. l'avevi buttata giù, cioè, voi dovete sapere, stavamo venendo qua, fa dai, Matt, facciamo questa qua, sarà una cosa molto veloce. E poi, cioè, ti si apre tutto questo ben di Dio con questa scala in legno che fa un po' paura da vedere. L'unico modo per salire al piano No, superiore. c'ho le scale quelle là, Ok, tutto meno collegato. male, sì, perché queste qua di legno, belle sì, affidabili, non sappiamo. Ma poi anche con la coda dell'occhio, ho visto anche l'altra stanza, e vi garantisco, amici, è piena di roba. Addirittura, Queste qua erano le radiografie della vedova, dell'80 c'è scritto, degli anni adesso. 80, mettili bravissimo. Che parte è? Cos'è? Un'anca? Forse? Qua ci voleva Potrebbe Bea, ci essere. voleva Ma c'è Fede. qualcosa qua, o sbaglio? Eh sì. Un fiore sembra, Sembra che c'è forse un fiore. sembra una sorta magari un qualche strumento per tenere insieme qualcosa che si era danneggiato, non lo so. Non lo so. Chi lo sa? Cavolo, Sembra davvero. che ci siano più cose rispetto alla prima volta che l'hai vista, Perché secondo sentendoti me le hanno parlare. tutte ammucchiate in un'unica zona. Ok, ci può stare. Ovviamente, amici, non è una cosa strana lo stupore di Jack. Molto spesso, quando si tarda ad arrivare in un posto, passano banalmente tanti anni dalla scoperta del luogo alla propria esplorazione. Tendenzialmente c'è molta probabilità, non so, di vedere qualcosa di ribaltato, no? Questa vetrina che ho davanti a me, qualcuno poteva farla cadere, un po' per dispetto, un po' per maleducazione, qualche atto di vandalismo. Possono succedere tantissime cose, anche banalmente qualcuno che passa e ruba tutto. Purtroppo è l'Italia, il mondo dell'urbex. E è bello vedere che a distanza di 2 anni molti degli oggetti sono rimasti qui, la casa ha ancora un bellissimo aspetto ed è perfettamente godibile. Quindi siamo stati fortunati oggi. Ottimo. Sì, questo è per te perché non so se l'hai visto lì in Che fondo, perché cosa? un po' alla penombra ci sono un No, sacco di abiti l'armadio. Sì, ancora. sì, 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 sì. Hai la luce così. ce l'ho dietro. Vai. No, ma poi è pieno, vi giuro, amici, è pieno di oggetti qua che non vedo l'ora di farvi nel dettaglio e di mostrarvi. Questo è il portone che abbiamo trovato, poi chiuso poco fa nel video. Voglio proprio riempirmi di dettagli perché veramente ci si perde qui. Lì in fondo, come potete vedere, amici, ci sono proprio i vestiti di cui stavamo A parlando. parte un fallo che degli idioti l'hanno. Vabbè, qua. Sì, ma si sono firmati là. Ah, ok, pure. Febbraio 2024 c'è Pure, beh, scritto. ci sta a fare la firma, Sì. se mai che qualcuno si prendesse i meriti di quella cazzata.
Jack, ma vogliamo parlare di quanto è anni 80 questa radio? Che meraviglia. Bellissima. Con queste plastiche. Tra l'altro è tenuta bene. C'è questo rosso molto acceso, c'è pochissima polvere sopra. Dietro, vabbè, a parte le batterie, un paio di ragnatele, quasi recuperabile, secondo me potrebbe ancora funzionare. Radio forse. E lettore musica a 7, credo. Ok, beh, che spettacolo. Una cosa di cui stavamo parlando mentre stavo facendo i dettagli è il fatto che la luce sia così bassa, è strano, cioè ci sbattevano contro, probabilmente non era così prima. È un metro e trenta qua, non lo so. Jack infatti ci diceva che in alcune foto in realtà era molto più su, evidentemente qualcuno in qualche modo l'ha tirata giù. E boh, così poi è rimasta, ecco, peccato. Comunque amici, a parte questa foto meravigliosa che probabilmente corrisponde alla signora che purtroppo si legge sui manifesti funerari che abbiamo trovato qui in questa casa, manifesti funerari tra l'altro che è la primissima volta che personalmente mi capita di trovare, quindi sono anche contento di questa cosa. È incredibile come negli ultimi tempi stia continuando ad aggiungere cose nuove al mio, diciamo, palmarès di oggetti trovati, tipo una sorta di Pokédex dell'Urbex. Sì. I fiori ovviamente ci teniamo a specificarlo perché a volte purtroppo ci capita di trovare scritto ma ci sono ancora i fiori e non sono appassiti, quindi sono fintissimi, ci teniamo ragazzi a dire appunto che sono finti. Penso che Jack li abbia trovati uguali l'ultima volta che è venuto. Come quindi, con c'è lei, il fantasma che intanto lei viene a annaffiare, ci teniamo comunque a dirlo per completezza di informazioni. Qualcuno magari non ci pensa, infatti dicono ma i fiori non sono appassiti, meno male, vuol dire che non sono veri, insomma. E che dire amici, già siamo partiti a cannone e adesso non vedo assolutamente l'ora di vedere l'altro lato. Prima di vedere l'altro lato ti chiedo, questa porta qui dietro ci porta da qualche parte, una sorta di armadio, sgabuzzino? È una specie di sgabuzzino, o quantomeno è diventato. Più che altro c'è la porta che si chiude subito. Torna subito indietro. È tipo, non so, gli ingressi nei saloon del Far West. Sì. Cavolo, c'è una specie di cucinino. È super grande, cioè, ma non è proprio la cucina ufficiale della casa. No, era di là, mi pare, la cucina. Ok, guardate qua, sì, è un'enorme dispensa, c'era di tutto. Guardate, c'è addirittura ancora del cibo. Cos'è? Micronizzato. No, non lo so che cosa sia. Anch'io. Da qua non si riconosce, lì c'è una piccola damigiana. E da questo lato, Jack, abbiamo quello che è un mini cucinino con tanto di frigo. Sì. Ma lo vogliamo fare la prova del frigo? Frigo della Human. Della Human Safari. Okay. Allora, salutiamo Nicolò ovviamente. Occhio che ti vai, prendo. Vai, non la chiudo. Dicci se è rimasto qualcosa dentro, Jack. Cos'è? Oh mio Dio. C'è soltanto il... ghiaccioli sciolti. No, è il... te lo faccio vedere, il limoncello, mi viene la parola. Cavolo, c'è ancora tra l'altro dentro il limoncello. Sì, un po' di limoncello. Beh, è invecchiato male, però è invecchiato, dai. Mamma mia. Almeno lui ci è riuscito. E lì, guarda, Jack, abbiamo quella che sembra essere una caldaia ancora incerofanata. Sì. Mai stata montata. Ci dispiace non riuscire a farvi vedere oltre, ma vi giuro, è un ambiente strettissimo. Dal grand'angolo può non sembrare. Io sono dentro a malapena. Andiamo a vedere l'altra stanza, sono troppo curioso. Adesso io però devo andare in retro, tipo le ambulanze, perché non c'è neanche lo spazio fisico per girarsi. Cavolo, se qua ce l'avevo uguale da bambino. No, aspetta che mi si sta chiudendo la porta proprio addosso. Io ti giuro, sono i innaffiatoi. Cioè, la doppia bocca così e io aiutavo mia nonna con questi. E se giravi, vedi, c'era... Che meraviglia. Doppia boccuccia. Piccolo giocattolo. Ma io ti giuro che avevo lo stesso colore uguale. È lo stesso. È lui. Qualcuno penserebbe la donna il sogno, il grande incubo. Aspetta. Hai sentito? Sì, ho sentito. Esploratori. Secondo me sì. Madonna. Tutto a posto, Jack? Sì, sì. Quella c***o di porta lì. Va bene. Allora, io avevo bisogno di te per entrare dentro la stanza successiva, stanza che è veramente tanto buia, ma soprattutto tema anche piena di disordine. Questa qua era così anche l'ultima volta. Ok, niente, ti chiedo la luce ed entriamo a vedere tutto. Infatti qua guardate, cioè, c'è ancora ogni cosa, che meraviglia. Questa era una sorta di cucina, giusto?
Eh sì, perché lì c'è proprio la cucina, qua era sala da pranzo, salottino. Sì, guarda, che bello che tra l'altro è questo fantastico camino purtroppo coperto, qua c'era anche il loro divano. Carinissima come situazione, mi sembra una casa dove si stava molto molto bene ed era molto accogliente, mi dà quest'idea. Sì, tranne le panche che palesemente da esterno. Sì, queste panche qua giustamente erano tutte fuori, ma anche questo tavolo molto probabilmente. Sì, proviamo a superarlo ed eccoci qua. Tra l'altro mi stava facendo notare Jack anche questo tag che tu conosci, questo come esploratore, sì. Oltretutto 5 maggio 2023, se pensi comunque da quanto tempo è conosciuta, sono felice di come è rimasto, poteva essere decisamente peggio. Altro che. E questa invece è la cucina. Occhio perché. Sì, stiamo molto attenti. Ed eccoci qua, vabbè. Sapete amici che io ho un debole proprio per le cucine, guardate tra l'altro tutti i piatti che sono stati messi dentro il forno. Qua abbiamo un altro frigo a cui ora faremo il solito test cibo rimasto, bello incollato devo dire, ma fortunatamente completamente vuoto sarebbe errato. Cos'è quella cosa di Nutella scurissima? Guarda, paura a saperlo, è pure pesante tra l'altro. L'altra è compattissima, cioè sembra... è Nutella. È Nutella? Cioè, un barattolo pieno di Nutella è forse la cosa più costosa che è rimasta qui dentro. Sì. Tra l'altro ormai vintage, anche invecchiata. E come potete vedere non è che sia rimasto tutto, però qualcosa è rimasto. Abbiamo ancora dei bicchieri, abbiamo le bottiglie, i piatti come abbiamo visto prima, abbiamo anche le tazzine qui sopra, scala, olio. Insomma, di tutto un po' meglio, perché si percepisce comunque che è stata una casa che è stata man mano abbandonata, cioè non è che c'è stato un abbandono di botto, quindi peccato, guardate c'è ancora addirittura lo Scottex sul rotolo, cioè bellissima questa cosa, l'acqua quando scade. Oddio, cosa c'è scritto lì? Ma, 2027? No, assolutamente, io leggo marzo 96. Questo è marzo 96. Beh, è un'acqua di altri tempi. Novembre 2004. 2004, sì. Ok. Faceva la collezione delle acque scadute, mi sa. Ne teneva una all'anno. Una all'anno. Per ricordarsi che anno fosse, probabilmente. E guarda anche qua che carina questa cosa con tutti gli oggetti appesi, dalla scopa, questa sorta di... Questo lo vendevo anch'io a Bricoman. Tipo serve, penso, per il vino, non so, per svuotare una cosa e travasare in un altro. Ah, questo qua. Sì, esattamente. E niente, ti direi, fai luce qua, vorrei fare giusto una visione finale di questa, diciamo, quindi cucina. Grande cucina, sala da pranzo, che veniva usata appunto... Boh, mi immagino una bella domenica, inverno fuori, camino acceso e tutti insieme in questo punto. È meraviglioso, scusate se non faccio chissà quali dettagli qui dentro, proprio perché la luce purtroppo è quella che è e come vedete gli oggetti attorno e a terra soprattutto non ci impediscono di fare delle riprese belle, però io ti devo dire, io sono molto felice, sarà perché me l'hai buttata giù malissimo, ma male proprio. Ma quello che mi hanno detto fino all'anno scorso, poi non ci sono più tornato. Questo ti fa capire che non bisogna dare il peso esatto a tutte le parole che vengono dette nell'urbex. Quante volte sentiamo, ma è chiuso, poi arrivi lì, è aperta misteriosamente. Sì, è vero. Ma qui lì è ritornato il proprietario, uguale a prima, da secoli, quindi poi io la trovo molto affascinante. Poi sicuramente, cioè, se tu me lo potrai confermare, prima era molto più bella. Prima era un po' messa meglio, quello certo, sì, certo. Però io la sto vedendo così, per me questa è la base di partenza, ecco. Abbiamo già finito il primo piano. Sì. Meraviglioso, super veloce. Ti direi, allora andiamo al piano di sopra. Secondo me è conviene uscire. Passiamo qua, da qua allora. Beh amici, finora tutto il mio entusiasmo penso si sia percepito. È una casa molto bella, esattamente di come mi piacciono a me, soprattutto in quest'ultimo periodo. Quindi abbandonata a tutti gli effetti, ragnatele nei punti giusti, quindi si riesce a passare senza riceverle in faccia o negli occhi. Ma in generale è rimasto tanto, è molto originale, troviamo un sacco di cose appartenute ai proprietari. Oggi poi col fatto che abbiamo trovato pure i manifesti funerari, cosa che non avevo mai visto prima in una casa abbandonata, questo sicuramente le dà qualcosa in più, ecco, a questa esplorazione. Ora sono iper curioso di vedere il piano successivo. Abbiamo pure le chiavi di casa. Sì, tutte appese qua con... Cancello della cantina. Stanza segreta, camera dei segreti. Allora andiamo su, fortunatamente le scale sembrano tenute veramente veramente bene, danno un'impressione di forte solidità. Qui abbiamo un pianerottolo, come già spesso abbiamo visto in altre case abbandonate, con un bagno in mezzo. Guarda che buchi che sono stati fatti probabilmente dagli animali, dagli uccelli che volevano fare dei nidi qui dentro. Pazzesca sta roba, eh? Proviamo giusto a vedere dentro com'è rimasto il bagno, che mi sembra tenuto veramente veramente bene.
Allora, non vedo la mia tele, guardate, cioè già c'è ancora il sapone e la carta igienica imbustata. Vabbè, ma che meraviglia, cioè il bagno è tenuto benissimo. Poi lo sapete, io ho un ascendente sui bagni, non so perché, ma mi fanno immaginare effettivamente come vivevano. Ok, anche pieno, devo dire, quindi è stato anche utilizzato di recente, però è bello quando ti trovi ancora i pettini, i saponi. Boh, affascinante davvero, stupendo. Qui abbiamo una caldaia, guarda che stalattite che sta uscendo, è terribile. Veramente. Non so neanche che cosa sia, ma fa impressione, sembra tipo un naso che cola. No, non voglio neanche toccarlo, guarda, proprio non ci tengo. E andiamo quindi al primo piano della casa. Che belli che sono questi libri, che cos'è? Enciclopedia illustrata, dizionari, enciclopedie moderne, wow. Il tesoro del ragazzo italiano, enciclopedia illustrata. Bellissimo. Questo era il loro Google, se ci pensi. Sì. Cioè, fa sempre troppo impressione. Adesso le enciclopedie penso che non le compra più nessuno. Per un motivo o per un altro non le tieni più in casa, anche perché non c'è più spazio per tenere i libri. Non che non servono, un'enciclopedia serve sempre, ma ormai trovi tutto effettivamente online. Adesso hanno anche un valore molto più di prima, in realtà. Tra l'altro ci sono più piani di quanto io pensassi, perché credevo fossero giusto, sai, piano terra e primo piano. C'è il lato ancora un po' di sopra, perché è strutturata in altezza questa casa. Allora vediamo questo primo piano che cosa nasconde. Tra l'altro guardate che meraviglia, ci sono un sacco di topolino a terra. Peccato, chissà di che anno sono, ne riusciamo giusto a vedere uno? Facciamo questo, dai. Vai, proprio il primissimo che è capitato. 75. Del 75. 75. A 50 anni. Ammazza. A 50 anni tra pochissimi mesi, se ci pensi, è assurda questa cosa. Qui abbiamo anche del 77, quindi insomma ruotano tutti intorno agli anni 70. Qui abbiamo 78. Abbiamo trovato forse il più vecchio del pianerottolo, ecco. Sì. Meravigliosi. Cavolo, ma questo cos'è? Ci vediamo quando vuoi. Ah, il è tipo il proiettore di immagini. Proiettore, bellissimo. Sì. Bellissimo. Forse ce l'avevo anch'io addirittura da piccolo. Io ho trovato, non mi ricordo più in che luogo abbandonato, mi pare che l'hai fatto pure te, nella... come si chiama la villa del maresciallo? Sì, sì, che c'erano quelle strisce. Le diapositive, e sono quelle di Topolino, sono quelle che funzionavano con questa. Ma pensa a te. Sì, sì. Adesso la foto. Tutto si collega effettivamente, sì, esatto. Meraviglioso. Dove andiamo? Abbiamo un bivio, allora, qui a destra. Toglierei subito a destra perché poi dove si collega il piano di sotto, dove c'erano le scale in legno. Certo, togliamoci subito. Lo togliamo subito di mezzo. Allora, vediamo qui che cosa è rimasto, già che vedo un vestito appeso, molto bello, ricorda un sacco la vestaglia estiva di mia nonna. Questo che qui censuriamo magari la provincia. No! Istituto magistrale, ovviamente non diciamo quale istituto magistrale, e queste sono tutte le foto delle studentesse e dei relativi maestri, rettori, mm-hmm. professori, insegnanti. Io queste cose qua mi fanno impazzire perché è veramente modo di vedere una importantissima parte di vita dei proprietari che hanno vissuto questa è casa, assurdo, perché sì. Vedi magari i loro amici, i loro insegnanti, i maestri, cioè è una fase importantissima della vita di ognuno di noi, è proprio l'istruzione, la crescita, lo studio. Quando troviamo queste cose, che adesso non so nemmeno se si fanno ancora, no. Mio fratello ne ha tipo uno del 2000, però penso tipo dell'istituto superiore, per farti capire. No, ma i magistrali non le fanno più, secondo me. Che meraviglia. Continuiamo, sono troppo curioso di vedere cos'altro possiamo trovare. Qua abbiamo un Gesù e una Madonnina con la classica acqua santa. Questa ce l'aveva anche mia nonna, molto molto simile, leggermente più piccola. Sì, sì, anche mia nonna, c'era quella piccolina. Un po' più umile. Questa è un po' più da santone, passami il termine. Ed eccoci qua, amici. Qua purtroppo, ecco, sì, diciamo che è tutto completamente ribaltato, con grande dispiacere. Tra l'altro un mobile bellissimo in legno con superficie in marmo meravigliosa. E abbiamo ancora però tutti i vestiti quantomeno. Si vedono dentro l'armadio, provo... Ce ne sono alcuni ancora appesi. Alcuni sì, ci sono ancora. Mi riesci a illuminare proprio solo... Ok, perfetto, sì, come potete vedere è rimasto qualcosa. Peccato, ecco, io mi chiedo, forse è più una roba da ladro, che entrano e ribaltano per cercare magari soldi, oro, gioielli, qualcosa di importante. Anche perché il lampadario c'è ancora, che è la prima cosa che buttano giù in realtà. Ma è più una roba secondo me da esploratore cattivo, sì. Diciamo così, sì, ecco, sì, quindi... Da rigattiere che si infiltra nel panorama urbex e si porta a casa cose che poi può rivendere. Lì c'è lì più avanti bagno. Cosa c'è? Ci dovrebbe essere il bagno e una porta che lo collega col piano di sotto. Ok, sì, qua veramente mi ci sembra passato un tornado purtroppo, cioè mi dispiace perché non si riesce neanche a farvi vedere tutto e noi tra l'altro siamo costretti a camminare appunto sulle cose.
Cos'è? Sembra tipo qualcosa della lavanderia. No, biglietto multiplo per 5 viaggi. Ah, forse il treno? Genova. Ci può stare? Sì. Potrebbe essere il treno, effettivamente. Allora, sì, come diceva Jack, abbiamo appunto un altro bagno. Qui... C'erano un sacco di bagni. Guarda che per l'epoca di questa casa era un lusso, eh. Cioè, i miei genitori, quando questi qua avevano 3 bagni in casa, ne avevano uno da condividere nella corte. Ed erano anche parecchio grandi. Guardate come hanno cercato di aprire tutte le valigie. Quanto fa impressione vedere la tenda muoversi spinta appunto dal vento. Sì, ma c'è il bagno di Nani, cioè la vasca è...